Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Immortal on Change. Allora, andiamo pure avanti. Vediamo se ce la facciamo. Io spero prima o poi di trovare un'arma, perché non è possibile che, nonostante il mio livello sia adeguatissimo, anche anzi superiore, io non riesca a trovare un'arma adeguata al mio livello. Il problema è quello, perché per quanto io possa essere forte e livellato, se non trovo l'arma giusta, sarò sempre una pippa. Ecco, questo forse fa cacare lo stesso, però vediamo un po'. Perché ho bisogno assolutamente di un'arma dedicata, perché queste qui non ce la fanno più, ovviamente. Allora, vediamo un pochino. Se no, siamo puntati da capo ogni volta, io non ce la faccio. Vedete, le abbiamo trovate delle armi belle, ma non le posso usare. 30 di forza dove la vado a prendere io? Queste invece, 30 di forza, cioè. Le uniche leggendarie sono così. Allora, intanto vediamo questa, che comunque non sembra male. 25 di. Allora, una ce l'ho, 25 di destrezza. E ci fa sempre un cazzo. Cioè, il problema è quello, una volta potenziata. Cioè, io devo trovare un'arma che faccia più della mia potenziata. Questa potenziata fa 21 più 15 e 26 di stabilità. La mia fa 32 più 19. E l'altra fa 28 più 17. Cioè, capite il problema dove sta? Che non trovo un'arma che sia neanche paragonabile a questa, a queste qui che ho. E quello è il problema che mi perprime più di tutti. Cioè, ho avuto culo a trovare quest'arma, queste due, o semplicemente ho sfiga a non trovare quelle buone, perché sto cominciando. Cioè, è come fare una run in Dark Souls con solo magia e niente armi a un certo punto. Insomma, se avete capito. Va bene, ma qui c'è tanta gente. Insomma, guardate lì che roba. Mi ha dato una sventagliata e non mi ha fatto neanche dato la possibilità di muovermi. Allora. Io devo studiarmelo questo, ragazzi, sennò faccio cacate e basta. Ovviamente non ho più la possibilità di studiarmelo perché. Ok, vai. Perfetto. Questo è morto. Se ho la possibilità, non è un problema. Il problema è che qui ne sono tanti. Evidentemente sì. Porca vacca, non c'è un attimo di respiro in sto gioco. Io penso di non essere mai morto così tanto in tutta la mia vita, in tutti i giochi che ho fatto. E di Souls-like ne ho fatti tanti, non dico tutti, ma una buona parte. Eppure non sono mai morto così tante volte. Come in questo gioco, dico. Va bene. Allora, la cosa dell'armatura che ho preso era che le siringhe ci curano di più, insomma, c'era scritto un numero adesso, 263 mi sembra, una roba del genere, e quindi buono, per carità. E vedete anche i cosi, ogni tanto li troviamo. Io non capisco. Ma sono semplicemente troppi. Quando, vedete, non mi dà la possibilità di fare un cazzo, mi rincoglionisce e sono fottuto. Allora. Adesso, non si può così lenti così. Io capisco che ci vuole un po' per curarsi, ma no, che ci vuole la diarrea di una persona. Che cazzo, ciao. Va bene. Ok. Adesso voi ditemi come la faccio senza fare la figura da pirla questa. Ecco qua. Perfetto. Cioè, non mi sono mosso ancora dall'obelisco, eh. Cioè, non riesco a fare un passo. Non so se avete capito. Va bene. Riproviamoci. Magari l'ho presa male. Ovviamente si è spaccato le cosce. Oh, santa Madonna, aiutatemi. Vediamo un pochino. Scusate un attimo, che qui ormai mi fa male. Cioè, anche starnutendo questo uomo, questa donna. Allora. Vediamo un pochino. Cioè, io non capisco. Con il mitra più lontano tiro, meno faccio. E sono impreciso come la diarrea. Questi qua c'hanno una precisione da Robin Hood. È incredibile. Allora, questo qui dobbiamo semplicemente aspettare che ricarichi. E vedete che vi faccia male. Ok. Ecco, che sta caricando. Ok. Ovviamente anch'io. Che pirlata.
Ok, data. Mi sembra ovvio, no? Che devo caricare anch'io. Ok, adesso siamo carichi. Adesso che lo servo in 4 sono carico. Vediamo un po'. Sono vari posti in cui volevo andare, ma prima volevo pulire un attimino, ma... Che cavolo, Sono un po' libito. Perché questi danno pochissimo, quindi vuol dire che... Comunque non sono così difficili. Oh, salve chi c'è? Oh, salve a tutti. Questo si ammazzerà anche l'amico perché il fuoco amico c'è. Ovviamente. Sembra ovvio. No, no, ma tranquilli, non c'è problema. Si fa tutto. Non vi preoccupate che si fa tutto. Ovviamente. Dai, 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 dai. Sei morto. No, mi sono curato invece di caricare. Sei stato bravo, eh. Porca vacca però, santa miseria. Ok. E questa è andata. Poi. E questa è andata. Dai, piano piano li stiamo ammazzando tutti. Non mi sono ancora lottato dall'obelisco. Però insomma. Sì. Ne hanno messi tanti alla difesa di. di cacacazzi di. Ovviamente l'ha preso. Ok. Ah, ovviamente. Doveva caricare perché insomma. Ah sì, certo. Tutti passano attraverso il muro, no? Ok, questa è andata. Poi. Sì, non sono ancora uscito dall'obelisco, eh. Ovviamente. C'è neanche a chiederlo. Ok, posso riuscire a fare un passo, no? Perché sono ancora qui. Ok, vediamo cosa c'è qui. Non quello, grazie. Vediamo un po'. Non c'è un cazzo di niente. È incredibile che sia stato un incubo di questa fattura, di questa grandezza. Salve! Eccolo qua. Qui c'è uno scrigno, probabilmente si andrà di qua. Oh, ma io ho lasciato in giro delle cose. Consapevolezza, sì, della morte certa. Porca miseria. Allora. Ok. C'è nient'altro. Allora, io ho lasciato indietro. Quanto cazzo ha sparato questo? Cazzo, cazzo, cazzo. Ah, non posso curarmi. Ok, io mi ricordo che stavo parlando prima e ho lasciato indietro. Non loro. Ho lasciato indietro degli scrigni. Questo cos'è? Dicevo, ho lasciato indietro degli scrigni. Volevo prenderli prima di. Non sono ancora allontanato. È lì sopra. Oh, cazzo, però. Ok. Abbiamo finito? Bene. Ne hanno messi una vagonata di questi qua, eh. Sono qui attaccati all'obelisco poi, che poi non c'è più nessuno. Questo protocollo elettro lì non ce l'abbiamo e niente, questo. Ok, abbiamo un cazzo. Beh, sono contento, non ho preso niente. Oh, ma qui c'è qualcosa. 1500 bit. Qui si può andare, ma ma c'è qualcosa anche qui. Beh, dai, abbiamo preso un sacco di roba. Non ci possiamo certo lamentare. Abbiamo preso anche un sacco di botte. Vabbè. Vediamo cosa c'è qui. Niente. Guardate un po' di raschino, proprio un momento ideale per avercelo. Devo tossire, scusatemi. Un attimo. Ok. Oddio. No, non ci provare proprio. E mi ha preso lo stesso, eh. Mi ha preso lo stesso. Ok. E in tutto questo noi abbiamo la rigenerazione di vita. Funziona benissimo, eh. Porca vacca, che cazzo di tragedia. Che succede? Ah beh. Ok. Facciamo così, poi così. Ok, questo lo possiamo fare così. Oh. E in tutto questo ho finito le cure. Ok. Proviamo questo che un po' ci rigenera, però. È preciso come la diarrea. Ok, siamo a posto. Allora, dove devo andare e cosa devo fare?
Sarebbe bello saperlo. La direzione è quella giusta? Ah. Vediamo, scopriamolo. C'è qualcosa laggiù. Questo sembra quel portalo che abbiamo preso al purgatorio, all'ossario. Mi ricordavo di aver letto che si univa a un certo punto. Mi sembra proprio quello, ragazzi. Vedete che qui è aperto, io non ci sono passato, quindi vuol dire che è quello. Di qua c'è il portale che porta al purgatorio, all'ossario, questo purgatorio. Perché vedo l'inferno qui, ho detto magari un po' la salvezza. Ma porca miseria, non riesco a parlare, non riesco a giocare, non riesco a fare un cazzo di niente. Eccoci qua. Ovviamente. No, fuoco amico c'è, però è nemico, però. Ragazzi, non riesco a fare un passo, ma vi rendete conto? Ma no, lui! È morto, è morto. Anch'io. Calma, calma, perché ce la posso fare. Ok, abbiamo fatto come i giganti del nostro caro vecchio castello là. Allora, come vedete è esattamente lo stesso posto. Laggiù c'è il portalo e la mia morte. Figuriamoci se da lui lì non mi vedeva. Quando lo prende, ragazzi, sennò questo mi fa il culo. Lo fa lo stesso, eh. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro. Qui come vedete c'è il portale. Che cazzo c'è? Il portale che vi porta all'ossario. E qui ci siamo. Abbiamo capito dove siamo. Questo è l'importante. Quindi la strada dovrebbe essere giusta. Però il problema è che io non trovo assolutamente un portale nelle vicinanze. Sono nella merda più totale. Ho preso malissimo, vero? Ok, adesso l'ho preso bene. Oh, mi sono un attimo deprimuto, depressuto, deprizionato, mi sono incoglionito. Allora, questo sono più che sicuro che sia un boss opzionale che porta nella radura di ghiaccio dove abbiamo iniziato. Il problema è che avevo visto tempo fa un video riguardante questo boss, è un cecchino, più o meno come abbiamo fatto 2 video fa, più o meno. Ma il problema di questo cecchino qua, vedete che c'è la landa ghiacciata, di questo cecchino qua, che ha una marea vagonata incredibile di add. E non ho la possibilità di farlo adesso, anche perché ho 0 cure, quindi sì. Vediamo un po' se c'è qualcosa dove posso andare qua, un obelisco, qualcosa, perché c'è una nella merda! Hola! Hola! Oh, qua! Dove sta tirando quello? Raga! Oh, porca troia. Sì, ma porca. Io, ragazzi, sono morto. Sapete cosa faccio? Facciamo una cosa vagamente intelligente, perché dire che intelligente sarebbe dire troppo. Io se entro qua, lui mi... il portalo mi funge da checkpoint. Quindi se io muoio all'interno di questo portale, cioè all'interno, passando il portale, praticamente rispono all'interno di questo portale con tutta la vita, tutte le cure fatte. E non mi dispiacerebbe affatto. Allora, se io adesso mi buttassi qua, muoio e dovrei risuscitare con tutte le vite, le armi, eccetera, e recuperare più anche i bit. Esatto, ha funzionato perfettamente. Ok, ottimo, anche perché perdere 33.000 mi dispiacerebbe. Allora, questo boss io non ce la faccio con queste armi, devo trovare un'arma, ragazzi. Mi sento nudo, veramente, non ho la possibilità di attacco decente. Ce la portiamo dietro da quasi all'inizio, le 2 armi, ed è impossibile che fino adesso, nonostante la rosa di armi che abbiamo trovato, ne abbiamo trovate tantissime, non ne ho trovato una che sia una che sia più potente di questa. Sono un po' allibito da tale stronzaggine, insomma. Ecco qua. Perfetto. Allora andiamo avanti. No, andiamo a dire che dobbiamo andare di qua. Stavolta ce la possiamo fare, eh? Sì, quasi. Ok. Carabina. Oh, questa è carabina d'elite della legione. Sembrerebbe che questo è uno stronzo, che sia nostra.
Ma io dico, me l'avrà data della insomma, del livello che abbiamo noi, perché sennò non serve un cazzo. E quindi niente. Perfetto. Ormai questi li mangiamo bene, dai. Poi sto controllando, perché qui cosa c'è? Codice di difesa, dopo ci guardiamo. Qui c'è tanta della roba. Ah, di roba ce n'è tanta, non ci possiamo certo lamentare. E qui c'è un portale di Ashiro dato. Ok, guardiamo quest'arma qui. E incrociamo le dita. Dov'è? Deve esserci scritto novità. Non la vedo novità. Sono cieco, è questa. La possiamo equipaggiare. Ed è la stessa che abbiamo qua. È la stessa identica, proprio senza nessun ritegno, senza nessun conforto. Tutte e due lo stesso potenziamento, vedete, fa 20 più 12, se io la potenzio al massimo diventa 28 più 17 e 19. Non è paragonabile a quella che abbiamo, in più non ho neanche il pezzo per farlo, quindi tanti saluti. Non so sinceramente più cosa fare. Sbaglierò sicuramente qualcosa io, ma non so cosa. Quindi tempra, vediamo tempra cosa dà. Tempra aumenta la tua salute bassa di 45. Sì, non mi interessa. Allora vediamo questa. Polare, ok, vediamo un po'. Polare conferisce 10% di riduzione del danno da gelo e riduce la durata del debuff di gelo del 50%. In un posto dove c'è tutto quanto la lava non mi sembra assolutamente inutile. E porca di quella porca miseria. Va bene ragazzi, dai, possiamo anche andiamo a fare un giretto, vedere un po'. Solo che mi tocca ogni volta di ammazzare tutti da capo. Ed è un cazzo di casino. Cioè, la palla atomica è quello, mica altro. La palla di dover ogni volta ammazzare le stesse persone. Aia! Ero convinto di averlo ammazzato, scusatemi. Ovvio. Sì, certo, no, poi di più. Perfetto. Ho fatto una cacata dietro l'altra. Sono stanco ragazzi, sto giocando da ore per cercare di capire la strada e tutto quanto. Si sente la stanchezza purtroppo. Non c'è niente che ci aiuti in questo gioco a poterci potenziare un attimo. Neanche i livelli. A proposito di livelli, io avevo il livello buono ma non l'ho usato. Mi sono lasciato scappare questa occasione, ma ok, ce l'ho fatta. Stavo dicendo, avevo il livello, usiamolo, no? Porca miserica. Che se mi sembra che fosse 45.000, così a naso. 49.000, perfetto. Già 10.000, 11.000, quasi 11.000 di differenza. Va bene, dai, faccio un taglio, ci vediamo fra poco. Ok, proseguiamo un pochettino. Andiamo di faccia, ancora non ce l'ho fatta a fare il livello, ma pazienza. Ho trovato una carabina, ma ovviamente non era per me. E comincio a essere un po'... accidenti. Ok, mettiamo più gente possibile perché ci serve... ovviamente. Ci sono mostri ovunque, ragazzi, ovunque. Allora, vediamo, dai, corriamo. Ok. Vai, vai. Porca miseria. Ce l'ho fatta, almeno questo. Non vi preoccupate che ce la possiamo fare a morire. Cioè, a continuare, insomma, avete capito. Porca... oh, dai, apri una carabina. No, però cazzo, mi ha risposto. Che cavolo. Qui dove porta niente. Vediamo dove possiamo andare. Lì c'è, sembrerebbe la mia morte. Il cosa, la cosa dell'armatura. Guardate dove cazzo l'hanno messo. Proprio nascostissimo. Salva il 50% dei tuoi bit della morte. Oh, beh, è male, eh? Sapete? Buono, buono. Oh, finalmente un po' di decreti vari ed eventuali. Beh, mi ha trovato una bella cosa alla fine. Non è male per niente, ragazzi, lo sapete.
Perfetto, io mi dirigo a ammazzare questi perché sono degli animali. Miseria. Ho piacere tanto che vi siete fatti male anche voi. Porca miseria. Cioè, è un inferno. Cioè, questo qui è lo sbarco in Normandia. Perché, porca miseria. Che cazzo. Perfetto. Vai ragazzi, ci fermiamo qua, non ce la faccio più. Io come al solito vi invito, lasciate un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto, Shiva. Ciao ciao.